Buonasera e bentrovati. Oggi è In Cammino, parliamo di un tema particolare, parliamo di solitudine e del cammino sinodale come antidoto alla solitudine. Lo parliamo perché nei giorni scorsi c'è stato un bel convegno all'Istituto Teologico Calabro San Pio X insieme con la Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale proprio su questo tema. Ne parliamo oggi anche per raccontarvi meglio questo cantiere. Il cantiere dell'ospitalità e della casa, sì, perché per non essere soli, per andare e combattere la solitudine c'è bisogno anche di una chiesa che sia sempre più casa per tutti, incontro a tutti. Ne parliamo con Domenico Lamanna, ben trovato Domenico. Buonasera, buonasera a te, grazie. Che è il coordinatore, pensate, degli studenti dell'Istituto Teologico Calabro San Pio X di Catanzaro. Ben trovato anche in rappresentanza dei tanti colleghi che ci stanno guardando. Dei tanti studenti che ci stanno seguendo, i seminaristi. E che salutiamo. È collegato con noi proprio dall'Istituto Teologico, c'è anche Don Gaetano Currà. Ben trovato Don Gaetano. Vi saluto, grazie a voi dell'interessamento e del rilancio che ci date. È un piacere parlare di cose belle che fanno bene, no, anche a chi ci segue, fanno bene anche a noi. Direttore dell'Istituto Teologico Calabro San Pio X di Catanzaro. Allora partiamo. Domenico, la solitudine ai tempi del sinodo. Il titolo è già intrigante perché accostare queste due tematiche già ci pone diverse domande. È un convegno che avete pensato voi, proprio come studenti, come giovani studenti. Pensato e organizzato. Com'è nata questa idea? Sì, abbiamo pensato noi questo convegno proprio dal titolo La solitudine ai tempi del sinodo, che la frase in sé può essere un ossimoro, perché solitudine e sinodo, esatto, cioè camminare insieme, forse può portare qualche dubbio. Però è nata questa idea proprio dal desiderio di metterci in quella comunione ecclesiale e quindi di metterci anche noi in cammino insieme, secondo quella che è l'intuizione del Papa, quella che ci ha chiesto proprio di camminare insieme in questo tempo. E allora, prima di camminare insieme, credo sia necessario ritrovarci insieme. E questo ritrovarci avviene se questa solitudine, che attualmente è un fenomeno importante e imponente nella nostra società, si abbatte. Quindi abbiamo affrontato questa tematica della solitudine in maniera positiva, quindi c'è una solitudine scelta nella libertà, che è una solitudine che poi diventa invece pienezza della presenza, certo, del Signore, ma soprattutto ci siamo soffermati su quella solitudine che diventa un ospite indesiderata, così chiamata, no? Diventa pesante nel cuore dell'uomo. Allora è questo che come cristiani battezzati e futuri laici impegnati e futuri presbiteri ci siamo chiesti: come la Chiesa può rispondere, può camminare vicino a queste persone che vivono questa solitudine. Don Gaetano, e quando i suoi giovani studenti le hanno proposto questo tema come tema del convegno, che cosa ha pensato? Era d'accordo? Lì per lì anch'io ho cercato di capire dove andare. Poi ho trovato questo tema molto interessante, forse per usare una parola cara oggi al linguaggio comune, intrigante. Perché appunto parlare di solitudine e di sinodo, che senso ha? Io credo che si sia molto bene potuto inquadrare il discorso tenendo conto appunto dei cantieri di Betania. I cantieri di Betania, come sapete, come ormai tutti sanno, sono quei tre. Il primo cantiere è il cantiere del villaggio, della strada e del villaggio. Il secondo è il cantiere della casa e dell'accoglienza. Il terzo cantiere è il cantiere della spiritualità e del servizio. Ora, Monsignor Battaglia ha dato una lettura del tema della solitudine molto interessante, così come l'altra lettura è stata una lettura sociologica da parte del professor Bova, che insegna all'Università di Cosenza. E credo che in questo modo ci sia un cammino, un percorso, una indicazione molto importante. Ma se permetti, voglio dare questa indicazione a partire da una lettura più lontana. C'è la lettera di Pietro, su cui si è fondato anche il famoso convegno di Verona, sì, che dice: voi siete pietre vive
che per diventare pietre vive avete bisogno di essere cementati sulla pietra viva che è Cristo Signore. Anche lì c'è uno simbolo, pietre vive. Come si fa quelle situazioni morte a farle diventare situazioni vive? Vero. Ecco. Ma allora, Domenico, parlare di solitudine, avete in qualche modo come giovani scelto questo tema perché un po' voi la vivete questa solitudine, parlo proprio di te Domenico, tu la vivi questa solitudine, la percepisci come un problema tuo e magari anche dei tuoi coetanei? Beh, certamente può essere un fenomeno che all'interno di una età adolescenziale o comunque giovanile si può riscontrare. Pensavo prima a come proprio gli adolescenti possono vivere questa solitudine perché il mondo propone delle cose, ormai siamo bombardati da tantissime cose e i giovani, gli adolescenti non riescono magari a rimanere al passo con quello che il mondo chiede e si ritirano in quella solitudine aumentata e ancora di più diventata attuale dopo la situazione pandemica. Nella vita pastorale che stiamo cominciando a vivere da seminaristi ci siamo accorti quanto la situazione pandemica e quindi questo isolamento obbligato ha pesato sul cuore dei giovani. Tu tra l'altro nel weekend mi dicevi fuori onda che torni nella tua diocesi, sì. No? A diocesi di Oppido Palmi. Diocesi di Oppido Mamertina Palmi. E quindi hai a che fare con i giovani di una parrocchia, sì. E quindi lì riesci a percepire che c'è bisogno di accompagnamento per combattere quella che può essere una solitudine, magari non di persone, ma una solitudine magari interiore. Sì, diciamo che noi quest'anno non stiamo in una parrocchia sola, ma abbiamo la grazia di guardare a 360 gradi un po' il terreno diocesano. Quindi ogni fine settimana noi andiamo in una parrocchia diversa. Ed è provvidenziale che lo scorso fine settimana siamo capitati in una parrocchia dove il parroco ci ha chiesto di dare una testimonianza le baby gang, su quei gruppi che possono essere dannosi per gli adolescenti, per i giovani. E abbiamo sottolineato proprio questo, che quel rinchiudersi in un gruppo è anche solitudine, perché ti estranea dal resto del mondo. Non ti fa avere una visione piena della tua vita e di ciò che tu puoi essere un domani, ma ti rinchiude in quel gruppo che magari non ti aiuta a crescere bene. Don Gaetano, prima di andare in pubblicità, mi dice che se secondo lei la solitudine è un problema solo della società oppure è un problema anche all'interno della Chiesa? Guarda, abbiamo avuto nel convegno due letture, una teologica e una sociologica. Il XXI secolo è stato definito il secolo della solitudine. Solitudine per la pandemia, solitudine per le condizioni che vengono realizzate dal chiudersi nei mezzi di comunicazione, nei social e così via. Ma anche nella Chiesa ci può essere solitudine, ma anche lì può essere una solitudine, come dire, piena, una solitudine proficua o una solitudine anche lì patologica. Sinodo, se ci si chiude diventa patologia. Sinodo, se ci ascoltiamo, se ci apriamo, se impariamo a camminare insieme, allora questa solitudine diventa ricca, certo. Diventa appunto una ricchezza. Pensiamo alla solitudine appunto dei contemplativi, la solitudine del meditare, la solitudine che ascolto, attenzione, questo è il senso del sinodo. Ma se la solitudine è mancanza di ascolto anche all'interno della Chiesa poi diventa un problema. Ci fermiamo solo per un istante e poi torniamo perché andiamo proprio a quel giorno del convegno riascoltando le parole dell'arcivescovo di Napoli, Monsignor Battaglia, che declina in maniera particolare il significato di solitudine. A tra poco. Domenico Lamanna e con Don Gaetano Currà stiamo raccontando di un convegno che si è tenuto a Catanzaro la scorsa settimana, parla proprio di solitudine ai tempi del Sinodo. E allora torniamo con le immagini proprio a quel convegno dove è intervenuto anche Monsignor Battaglia, arcivescovo di Napoli, e sentite come declina il concetto di solitudine.
Sessinodalità è una parola declinata sulle note della comunione e della fraternità. La solitudine, invece, un termine che descrive la condizione di una persona sola, senza compagnia, povera o priva di quel supporto sociale che, oltre ad essere un diritto, è una necessità, un bisogno innato dell'essere umano. Se è vero che la solitudine può mostrarsi con diverse sfumature e può essere sperimentata in modo singolare e differente da persona a persona, fino anche ad essere scelta deliberatamente e in piena libertà, è anche vero che spesso racconta una sensazione di vuoto, la mancanza dell'essere con gli altri, la fatica di non percepirsi parte integrante di una comunità, di una famiglia capace di amore, di inclusione e perciò di integrazione. Così il ventaglio della solitudine va da colui che la sceglie per ritrovare se stesso a colui che la subisce, fino a sentirsi perso, passando per coloro che la vivono come una condizione esistenziale ineliminabile, fonte di vita, occasione di ascolto dello spirito, e arrivando a chi invece, a causa della propria condizione sociale o della propria storia, ne è segnato e segnato a morte. Ma, e in questo senso ti spiazzo, parlerò anche di questo, lasciandomi guidare dalla bussola della sinodalità ecclesiale, vorrei parlarvi in particolar modo questa mattina di tre solitudini che, a mio avviso, in qualche modo rappresentano un appello alla Chiesa del nostro tempo, e cioè la solitudine dei profeti, la solitudine dei perfetti e la solitudine dei poveri. E allora, grazie a Monsignor Battaglia, Domenico Lamanna, solitudine, tre tipi, profeti, dei perfetti e dei poveri. Iniziamo. Cos'è la solitudine dei profeti? Monsignor Battaglia, nella sua veramente bella relazione, ha sottolineato che la solitudine dei profeti è quella solitudine che viene fuori da una fedeltà alla parola rivoluzionaria del Vangelo, alla parola rivoluzionaria di Dio che parla al profeta. Quindi il profeta, in quel caso Monsignor Battaglia, prendendo la figura di Geremia, ha descritto questa solitudine. È quella che ti porta a non isolarti dalla tua comunità, ma a metterti in disparte perché fedele, perché convinto di rimanere fedele a quella parola che tante volte non viene subito compresa sul momento, certo, ma viene compresa poi dopo un certo periodo di tempo. E quindi Geremia è stato il primo, forse uno tra i primi, che ha vissuto questa solitudine rivoluzionaria della parola di Dio. E allora è non un isolarsi dalla comunità, ma è un mettersi in disparte perché il Signore continui a parlare e perché la comunità, attraverso anche quella solitudine, possa vivere veramente la comunione. Don Gaetano, invece, quando il Vescovo di Napoli ci dice della solitudine dei perfetti e dei poveri, chi intende? Che cosa intende? Sì, quando parla della solitudine dei perfetti e dei perfetti, dice quella forma di solitudine che è chiusura. Chiusura nel senso che io sono perfetto, io sono a posto, io sto bene, e dunque è una solitudine che ha l'illusione di essere tutto, ma in realtà è una illusione patologica, e poi anche le derive, anche così sul piano della salute, della psichiatria e anche della mancata testimonianza, nascono da una forma di solitudine che appunto rivendica una sua perfezione e dunque chiusura. L'altra forma, la solitudine dei poveri, è molto interessante, perché è la solitudine di chi è nella condizione di povertà, povertà con mille declinazioni. Ma attenzione, Monsignor Battaglia ha detto una cosa molto bella che diventa un po' lo stile poi del sinodo. Dio parte di là, Dio parte dai poveri. Allora, per fare sinodo, riuscendo a ascoltare, intercettare le situazioni che sono intorno a noi, il sinodo, il cammino del sinodo, deve avere la forma del cammino di Dio, del cammino di Gesù,
che parte di là, non arriva ai poveri, ma appunto dalle situazioni di povertà, solitudine, povertà, si parte, si riparte insieme per ricreare aperture, comunità, dignità, insomma, quello stile che Gesù ha saputo dare. Di fatto, parlando di questi tre tipi di solitudine, Domenico, di fatto si descrive la società di oggi. Esatto. E il sinodo in questo senso, la Chiesa oggi cerca di poi porre rimedio, famoso cantiere della casa, dell'ospitalità di cui stiamo parlando anche questa sera, ci dà una direzione ben precisa. Sì, esatto, è quello che noi volevamo proprio sottolineare e dare anche un piccolo apporto, no? A livello accademico. Quella sfida che la Chiesa credo si debba porre oggi. Come raggiungere tutte quelle persone che vivono questa solitudine? Io penso che, parlando di oggi, si dice sempre che è un tempo negativo, non è un bel tempo per annunciare il Vangelo, però io penso che non c'è un tempo bello e un tempo meno bello per annunciare il Vangelo, perché il Vangelo è sempre bello. E se il Vangelo si annuncia perché si vive, che è buona notizia, allora non c'è un tempo, ma ogni tempo è il tempo di Dio, è il tempo di raggiungere l'uomo, l'uomo che vive solo, l'uomo che è già all'interno della Chiesa, l'uomo che non crede. Anche quella è solitudine, solitudine da Dio. A proposito di chi non crede, Don Gaetano, ma secondo lei questo tema della solitudine ha qualcosa da dire anche ai non credenti, per l'appunto? Certamente, perché io credo che è duplice l'atteggiamento che bisogna avere. Prima di tutto, sinodo significa camminare insieme, no? E allora camminare insieme significa che la Chiesa, gli uomini che abbiamo intorno, le situazioni, dobbiamo camminare insieme, partire dagli ultimi, dalle solitudini, dai poveri, significa camminare insieme, non da estranei, ma proprio insieme, ed è la prima cosa. La seconda cosa è, se permetti, questo è anche il livello di elaborazione culturale, teologica, che noi facciamo. Anche con chi non crede o con chi ha domande, bisogna imparare a intercettare gli interrogativi di senso, gli interrogativi di apertura, gli interrogativi di vicinanza, di fraternità, perché da qui bisogna partire perché il Vangelo possa essere riproposto e anche compreso, interpretando le situazioni, gli interrogativi, i problemi culturali, sociali che ci sono, ma anche dando delle chiavi interpretative che appunto aiutino a uscire dalla solitudine. Questo è quello che ha detto anche il sociologo che è intervenuto, il professor Bova. Ci sono molte situazioni, ma ci sono poche agenzie interpretative che riescono a dare all'uomo d'oggi l'interpretazione della sua condizione, delle sue ricerche, del senso di vita che lui si pone. E la cosa questo bella credo... è che questa... diciamo così, questa provocazione arrivi da un gruppo di giovani seminaristi, di futuri sacerdoti, di educatori e laici che appunto studiano all'Istituto Teologico, e da lì arriva una sorta di esame, lo sprone a fare un bel esame di coscienza anche come Chiesa rispetto alle solitudini della società di oggi. Sì. È vero, io lo dico anche nel discorso iniziale, l'ho detto al discorso iniziale del convegno di apertura, è bello interrogarsi sia come società ma anche come Chiesa, perché tante volte anche per la storia che abbiamo vissuto, per i modi di vedere sia il mondo ma anche la Chiesa, certo, abbiamo inflitto delle ferite che magari hanno portato alla solitudine. Abbiamo scandalizzato, abbiamo provocato, ecco, provocato proprio quella solitudine, e quindi questo sinodo è veramente l'occasione per risanare quelle ferite che magari la gente credono siano così profonde da non poterle risanare, ma alla fine è il Vangelo che ci spinge a risanare. Allora io vi ringrazio, vi auguro buon cammino come sempre, saluto e ringrazio Domenico Lamanna, Don Gaetano Currà, attraverso di voi tutti gli studenti dell'Istituto Teologico Calabro San Pio X di Catanzaro, e anche il tuo vescovo. Esatto, io saluto i seminaristi e gli studenti dell'Istituto Teologico, che so che mi stanno guardando, e il mio vescovo.
Monsignor Milito. Monsignor Milito. Perché sennò diamogli un nome. Esatto. Allora, grazie ancora per essere stati con noi. Ci risentiamo domani sera, come sempre, 19:30. Saremo sempre qui in cammino. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a voi.